Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori di Gol TV. Queste immagini vi giungono dal campo Gil Fortitudo di Via Lusitania a Piazza Epiro. Questa trasmissione vedrà opposti sul ring i due pesi massimi Marco Scafi di Roma al debutto e Gabor Orban, debuttante anche lui, pugile ungherese. La manifestazione in oggetto è organizzata dalla Fortitudo Roma. Intanto vediamo che sta facendo il suo ingresso sul ring l'ungherese Gabor Orban, atleta di 1,86 m. Al peso di chilogrammi 90 e 700. Ecco come sentiamo dall'annunciatore, al peso ha fatto accusare chilogrammi 90 Gabor Orban e 90 e 700 Marco Scafi. Marco Scafi, dicevamo, è un pugile di Roma, abita a Largo Prenestre e al debutto fra i professionisti, mentre invece nei dilettanti ha avuto una carriera lunga e discontinua che è iniziata nel 1998 a 18 anni, poi interrotta per motivi di lavoro, ha ripreso circa un paio d'anni fa ed ora fa il suo debutto nei professionisti. Ecco, sta facendo il suo ingresso sul ring, è accompagnato dal maestro Riccardo Lecca, che tra l'altro è un altro pugile professionista appartenente allo stesso team di Alberto Chiaverini, che è il procuratore. Anche Marco Scafi ha un'altezza simile al suo avversario. Vediamo che è almeno all'apparenza molto ben preparato fisicamente, si presenta in maniera prestante. Intanto c'è l'inno nazionale ungherese, a giudicare sicuramente dai due fisici, diciamo che questo impegno è stato preso molto più sul serio dal pugile romano, che si presenta sotto l'aspetto prettamente atletico in maniera perfetta, in maniera ineccepibile. Parliamo del campo Gil Fortitudo, è il campo dove giocava la storica società Fortitudo, che militava nella massima divisione prima della guerra e vanta un secondo posto battuta in finale nelle Pro Vercelli negli anni credo 22. Poi dalla fusione di questa società con la Roman e l'Audace Alba Roma nacque la AS Roma Calcio nel 1927. Intanto c'è l'esecuzione dell'inno di Mameli per Marco Scafi. Sembra scalpitare Marco Scafi, che in effetti è da quando è rientrato sul ring circa due anni fa che si era posto come obiettivo del passaggio al professionismo. Voleva giocare la sua carta, la sua età non consente progetti a lunghissimo termine, quindi dovrà essere in grado di non sbagliare nulla se vuole centrare obiettivi, diciamo, ambiziosi. All'angolo suo Riccardo Lecca, che milita nei pesi super welter, è professionista dal 2010, è sempre della colonia Chiaverini, anche lui romano del quartiere San Giovanni, ha disputato il titolo italiano contro Francesco Di Fiore e ad oggi vanta un record di 12 incontri con un pareggio, una sconfitta e 10 vittorie. Incontro è previsto sulla distanza delle 6 riprese da 3 minuti. Si è detto che c'è una notevole differenza di età tra i due pugili, il l'ungherese ha 21 anni contro i 33 e mezzo, quasi 34 anni di Marco Scafi. Ecco l'inno, intanto è finito. Adesso andremo chiamati i preparativi. L'arbitro dell'incontro è il signor D'Erasmo di Roma. Marco Scafi da Roma, chilogrammi 90 e 700, all'angolo blu Gabor Orban, Ungheria, chilogrammi 90. L'incontro è previsto sulla distanza delle 6 riprese da 3 ecco, minuti. L'ungherese che appoggia dall'angolo. Ecco, l'arbitro invia i pugili al centro ring. L'incontro sta per avere inizio, ci sono le ultime raccomandazioni di rito. Ed ecco il gong della prima ripresa. Ecco, Gabor Orban è un guardia destra, cioè in pratica ha il suo pugno preferito nel sinistro, ha il destro proteso in avanti,
È un po' una sorpresa perché essendo un debuttante nel professionismo non si conosceva ancora, non si avevano notizie certe su di lui e non esistono ancora dei filmati in archivio per poter valutare e studiare le caratteristiche dell'avversario. Marco Scafi è impostato in guardia normale e quindi diciamo ha il sinistro in avanti. Non sembra muoversi male l'ungherese, ecco, vedete che le sue reazioni sono pronte sui tentativi d'attacco del pugile romano. L'incontro del debutto per un professionista, così dice, comunque è sempre un esame, in questo caso lo è per tutti e due, quindi inizialmente saranno sicuramente carichi di tensione e l'emozione del primo incontro la fa da padrona, almeno nelle prime fasi del match. Poi sicuramente quando avranno un po' rodato e scaldati i motori sarà sicuramente diverso per entrambi. Ecco, adesso c'è stato un attacco che è andato a vuoto di Gabor Orban. Vedete, comunque, a dispetto di una forma fisica che lascia un po' a desiderare, va detto che non si muove male questo Gabor Orban, manovra bene con il jab destro, ma Scafi è comunque molto attento, dà la sensazione di essere comunque veloce e pronto ad eludere le reazioni dell'avversario. Ecco, ancora un tentativo in jab sinistro di Marco Scafi, adesso prova un attacco che comunque si conclude senza esito positivo. Va detto che forse questo carico di tensione per entrambi non fa intravedere buone cose, almeno in questa prima ripresa, ma è normale che accada, forse c'è troppo la ricerca del colpo risolutore o comunque il tentativo di aprirsi un varco senza forse ragionare eccessivamente, ed allora possono entrambi commettere degli errori. Ecco, vedete adesso al centro ring Gabor Orban che manovra con il suo jab, intanto arriva il gong che chiude questa prima ripresa. Ecco che il maestro Riccardo Lecca assiste Marco Scafi, sta per ripartire la seconda ripresa. Ecco, ancora Marco Scafi che ha l'iniziativa, che cerca di manovrare, dovrebbe forse usare un po' di più il jab sinistro per tentare di attaccare, anche se poi contro un guardia destra il colpo che diciamo andrebbe maggiormente portato è il diretto destro, in quanto si trova al contrario rispetto al guardia normale. Ecco, adesso cerca di stringere le corde, ma comunque è pronto Gabor Orban a deludere l'attacco. Vedete che ha una buona mobilità al momento opportuno, cioè praticamente sa eludere gli attacchi. Ecco, adesso si è un po' scomposto su un attacco di Marco Scafi, è giù dall'angolo, però va detto che comunque è pronto, è reattivo. E Marco Scafi che ancora mantiene l'iniziativa. Ecco, ancora lo porta all'angolo. Quello che sicuramente si nota da parte di entrambi, e questo sicuramente è un retaggio culturale che viene dalla carriera dilettantistica, è in parte l'assenza dei colpi alla figura, cioè entrambi non colpiscono al corpo, sembra che cerchino soltanto quale bersaglio la testa, mentre invece dovrebbero, laddove si aprono dei varchi, colpire al corpo, all'addome e ai fianchi. Avanti, a passetti, senza tuffarsi in avanti.
Marco Scafi sicuramente sente un carico di responsabilità e di tensione, perché davanti alla sua gente e al debutto ci sono i suoi sostenitori, gli amici, gli abitanti del quartiere, e a volte questo carico di responsabilità può portare l'atleta magari a fare un qualcosa che non è particolarmente indicato nella fase tattica del match. Ecco ancora il jab sinistro di Marco Scafi, ma va detto che per entrambi ancora non ci sono state delle fasi di vera difficoltà, insomma, anche se Marco Scafi sicuramente sta marcando l'iniziativa, ancora non è riuscito a centrare con colpi importanti l'avversario. Lo stesso discorso vale per Gabor Orban. È comunque in vantaggio Marco Scafi, che adesso ha tentato un attacco e si è chiuso poi con una tenuta da parte di Gabor Orban. Ecco, si è chiusa anche questa seconda ripresa, sicuramente appannaggio di Marco Scafi, ma credo che dalla terza in poi debba iniziare a dare maggiore concretezza ai suoi attacchi, ragionandoli anche di più per rendere più efficaci le sue azioni. Vediamo se le indicazioni dell'angolo sortiscono questi effetti. È ancora lui a centro ring, cerca di farsi spazio con il sinistro e sicuramente dovrebbe usare di più, almeno nelle fasi statiche e comunque per trovare la misura, la giusta profondità dei colpi, perché altrimenti c'è sempre il rischio, ecco come in questo tentativo d'attacco, di lanciarsi sull'avversario ma non trovare la giusta profondità, quindi non andare a segno. L'avversario ha segnalato di essere stato colpito dietro la nuca, in questo momento c'è una scivolata, l'arbitro non conta, pulisce i mattoni, anche se ci è sembrato che un colpo era comunque arrivato, ma non pare da giustificare il punteggio. L'arbitro Erasmo fa riprendere l'incontro. Ecco, viene suggerito dall'angolo a Marco Scafi di tagliare la strada all'avversario, cioè in pratica dovrebbe con la gamba destra mettersi di traverso alla traiettoria dell'avversario per poi colpirlo con il destro. Testa bassa, un tronco, bravo, ragiono. Ecco, anche in queste fasi sicuramente dovrebbe usare i colpi dritti, magari invitare l'avversario a scoprirsi con delle finte ed alternare i colpi sopra e sotto, cosa che non sta ancora avvenendo, ma è normale, si tratta di due pugili al debutto e quindi non c'è ancora l'esperienza di quello che può rappresentare il pugilato nel mondo del professionismo. Ecco, adesso dentro un attacco, ma sono colpi larghi che non giungono a segno. Si è chiuso Gabor Orban, l'arbitro interrompe. Ecco, invita alla calma Marco Scafi, lo ritarguisce, dice che quando c'è lo stop deve fermarsi. Ecco, il match sta riprendendo, ancora un sinistro di Marco Scafi, ora ha tentato con un destro, di nuovo il sinistro. Sono comunque colpi che non giungono in maniera precisa e quindi non sortiscono l'effetto desiderato. Gabor Orban non è ancora stato mai in difficoltà, ma dal comportamento di Marco Scafi si ha l'impressione che sta cercando il colpo decisivo, e questo potrebbe essere un errore. Il match va costruito ripresa per ripresa sicuramente, e comunque in questo momento è in netto vantaggio sull'avversario. Ecco, adesso ha tentato un destro che comunque non è giunto a segno e Gabor Orban continua a manovrare con il jab destro. Ora lega l'avversario, lo spinge verso il basso, jab sinistro di Marco Scafi. E adesso è il diretto sinistro di Gabor Orban che è andato a segno parzialmente, colpo non efficace, non potente. Si chiude anche questa terza ripresa su questo attacco di Marco Scafi, che si è concluso con nulla di fatto.
Dicevamo, questa serata ha visto, prima di questo incontro, la sfida internazionale fra i dilettanti Italia e Belgio, una rappresentativa di Roma opposta ad una rappresentativa di Bruxelles. I pugili italiani hanno avuto la meglio, sono stati 5 incontri molto molto combattuti. Intanto inizia la quarta ripresa, ecco i pugili a centro ring. Box! E questo Gabor Orban, se solo curasse la tenuta atletica, potrebbe comunque esprimersi meglio. Sicuramente si porta un fardello inutile di peso, è molto molto giovane, comunque diciamo ha sicuramente dei margini di miglioramento. Dicevamo, soltanto 21 anni e da come si è presentato sul ring va detto che forse non ha preso troppo sul serio questo appuntamento, anche se, ripeto, non è trascurabile tecnicamente. Ecco qui un diretto destro seguito da un jab da un sinistro, ancora con il jab destro. Ecco, giustamente dall'angolo dicono a Marco Scafi di non caricare da lontano, dovrebbe farsi strada con dei colpi di apertura e poi arrivare con la giusta misura magari al corpo. Dicevamo, durante la serata Italia-Belgio, 5 incontri che hanno visto la vittoria degli italiani. Nei pesi piuma Tetti ha sconfitto il belga Ben Saddun, nei pesi leggeri Giuseppini ha chiuso alla pari con Trabucco, un nordafricano residente in Belgio di sangue italiano, mentre invece nei pesi medi si è visto il pareggio di un match molto molto combattuto fra Cittadini e Badr. Nei pesi medio-massimi c'è stata la meritata vittoria di Maccaroni, che ha battuto nettamente Youssef, altro nordafricano trapiantato in Belgio, e questa sfida si è chiusa poi con un incontro fra i pesi superwelter Penza e Noel, due pugili elite, un match particolarmente interessante, dove Noel, pugile validissimo sia tecnicamente che sotto il lato agonistico, stava dando molto molto filo da torce e stava dando l'impressione di poter guadagnare un certo vantaggio su Penza, ma nella terza ripresa Penza l'ha centrato con un gancio precisissimo e l'ha fatto cadere velocemente al tappeto. Di lì poi a poco è suonato il gong che ha salvato quindi Noel, il match è terminato quindi ai punti, ma c'è stata la vittoria meritata di Penza, quindi ripeto, l'Italia si è aggiudicata la sfida con il Belgio con 3 vittorie e 2 pareggi, ma va detto che la squadra belga ha dato un'ottima impressione, sono stati tutti pugili molto molto all'altezza e che hanno dato la sensazione di possedere un'ottima squadra pugilistica. Torniamo intanto a Marco Scafi, che a centro del ring sta manovrando, non sono ancora giunti a segno dei colpi particolari, sembra che Marco Scafi con questa sua continua mobilità stia cercando di poter assestare un colpo risolutore. Ecco, tenta con un destro che non va comunque a segno, si conclude intanto anche questa quarta ripresa che sicuramente va aggiudicata a Marco Scafi. Prima ancora della sfida Italia-Belgio ci sono stati ancora degli altri incontri e va segnalato un incontro fra pugili elite, cioè al massimo della loro espressione dilettantistica, fra i pesi medi Azzara di Talenti e Scaringella della Body Fight. Il match si è chiuso con la vittoria ai punti di Azzara, ma va detto che non ha affatto demeritato anche Scaringella, si è trattato di un match bellissimo e molto molto combattuto con continui scambi a centro linea. Ecco, è ripreso intanto il match con Marco Scafi che tenta di portare alle corde il suo avversario Gabor Orban, ora manovra un po' di più con il sinistro, eccolo. L'avversario è ancora in possesso comunque di una certa lucidità, non ha preso colpi importanti, sembra poter controllare agevolmente i tentativi di Marco Scafi, anche se comunque è in svantaggio sicuramente sul cartellino dei giudici oltre che sul nostro personale cartellino. A centro ring ancora Marco Scafi. Ci sono dei tentativi di jab da entrambe le parti, il jab sinistro per Marco Scafi, il jab destro per Gabor Orban. Ecco, adesso un tentativo di destro che è andato a vuoto di Marco Scafi. Ecco!
Adesso l'ha colpito con un gancio sinistro che è giunto a segno. Qui, ecco, qui il pugile ha accusato, qui ha sentito sicuramente il colpo. Sta però riordinando le idee, ancora con il gancio sinistro Marco Scafi, sembra aver trovato un varco nella guardia di Gabor Orban. Ecco ancora Marco Scafi che tenta di chiudere all'angolo Gabor Orban, che ora è costretto a legare. Ecco ancora Marco Scafi all'attacco, forse ha capito che è il momento di poter concretizzare. Ancora Orban che lega sotto la pressione dell'avversario. Centro ring per Marco Scafi, che riprende la sua azione, cerca di demolire la resistenza di Gabor Orban, tenta ancora con il gancio sinistro. Ecco, adesso si fa strada con il jab sinistro. Oh, ecco qui un gancio sinistro preciso in prossimità dell'orecchio. Vedete che è caduto al tappeto Gabor Orban, ci sembra ancora instabile sulle gambe. Ecco l'arbitro dell'Asmo interrompe l'incontro. Marco Scafi ha vinto. Ha fatto bene l'arbitro dell'Asmo ad interrompere l'incontro. Orban aveva perso l'equilibrio, non aveva comunque recuperato, anche se era in piedi ed era, si diceva, pronto a riprendere il combattimento, ma in effetti barcollava e quindi sarebbe stato inutile e pericoloso farlo continuare. Marco Scafi di Roma al primo incontro fra i professionisti bagna il suo esordio con una vittoria per il KO tecnico alla quinta ripresa. Ecco, adesso c'è la ufficializzazione del verdetto. Vedete che i sostenitori di Marco Scafi vanno a complimentarsi con lui. È stato sicuramente un debutto positivo. Sicuramente non si è trattato di un incontro alla perfezione, ma non poteva essere altrimenti al debutto. Questo vale chiaramente per tutti e due, al di là del risultato che poi sono riusciti a guadagnarsi su ring. Marco Scafi comunque ha bagnato positivamente questo ingresso nel professionismo, questo può essere di buon auspicio. Ora c'è il saluto fra i due pugili e gli angoli. Allora ripeto, Marco Scafi di Roma ha vinto questo incontro. Ora c'è la lettura ufficiale del verdetto, i due pugili al centro ring. Arbitro, di qua? Di qua, arbitro. Per KO tecnico ad 1:35 della quinta ripresa, quindi 1:35 della quinta ripresa, ha vinto Marco Scafi. Marco Scafi entra così nel professionismo, si inserisce nelle classifiche nazionali, sicuramente entrando dal basso, ma entra con una vittoria comunque importante, perché il debutto, al di là del valore dell'avversario, è sempre un esame da sostenere, un qualcosa di importante, di fortemente emotivo, e al di là del risultato è importante come queste prove vengano superate. E sicuramente una battuta d'arresto nella fase iniziale, nel debutto, potrebbe compromettere soprattutto a livello psicologico e mentale un futuro cammino. Marco Scafi lo ha fatto in maniera positiva, ha vinto per la gioia dei suoi fans e dei suoi sostenitori, e sicuramente la vittoria da morale per i suoi prossimi impegni. Adesso nella categoria dei pesi massimi leggeri in Italia andranno a disputarsi il titolo Leone contro Guglielmino. Sono pugili sicuramente più esperti di Marco Scafi, ma se risponde a quelle che sono le aspettative, se coglie i giusti risultati nel giro di un paio d'anni, potrebbe già inserirsi nella lotta per il titolo italiano. Intanto avete visto le foto di rito con Riccardo Lecca, il suo maestro. Marco Scafi qui viene salutato dai suoi amici appassionati e sta guadagnando l'uscita. Allora ripeto, qui dal campo Gil Fortitudo si è concluso l'incontro fra i pesi massimi Marco Scafi e Gabor Orban, Gabor Orban ungherese. L'incontro è stato vinto
ad 1.35 della quinta ripresa delle 6 preventivate da Marco Scafi per KO Tecnico, che ora posa per le foto di rito con i suoi amici e sostenitori. E prima dell'incontro dei professionisti si è disputata la sfida fra Italia e Belgio con la vittoria dei pugili italiani con 3 vittorie e 2 pareggi. Prima ancora della sfida internazionale, altri incontri dilettantistici hanno aperto la serata. Con particolare rilievo va menzionato l'incontro fra i pesi medi Azzarà e Scaringella, pesi medi, che si è concluso questo incontro con la vittoria di stretta misura di Azzarà, un match molto molto combattuto con ripetuti scambi a centro ring, ma va dato atto anche a Scaringella di aver disputato un ottimo incontro. Per il momento è tutto, buonasera a tutti, arrivederci.